come donna, ma anche come atleta di livello olimpico e internazionale. E proprio tal proposito, pur comprendendo l'abissale differenza, sono a dirvi quanta fatica, sofferenza e forza di volontà ci vogliono per raggiungere i livelli più alti del duro mondo dello sport. Allenarsi, mangiar bene, dormire, concentrarsi sull'obiettivo, rinunciare al cibo più buono, ai viaggi, alle serate tra amici, alle piacevoli distrazioni della vita, alla normale adolescenza. Sono gli enormi sacrifici che un atleta fa durante il suo percorso agonistico per raggiungere l'unico vero sogno che accomuna tutti noi, la vittoria. Siamo abituati a rialzarci dopo ogni caduta, nonostante il dolore, ma sempre pronti e pronte a ripartire con tutta la grinta che abbiamo in corpo. E come noi lottiamo per raggiungere la vittoria e ci alleniamo anche per prevenire gli infortuni, dovete voi lottare con tutta la vostra forza per sconfiggere una ad una ogni maledetta cellula del cancro. Facciamo prevenzione, unica arma a nostra disposizione contro questo instancabile avversario. Immagino che il mio allenamento più duro o gara più lunga non possano nemmeno essere lontanamente paragonati ad una sola seduta di terapia o ad una fase della malattia. Per questo motivo sento la voglia e il dovere di dire in questa sede che sono vicina a tutte voi, chiedendovi però di lottare come leonesse, proprio come io ho fatto durante tutta la mia carriera da atleta professionista. Lottate, stringete i denti, non mollate. Manca un solo giro alla vittoria, manca poco per sconfiggerlo. Siate forti, la mia serenità in campo fortifica la squadra come la vostra forza, la vostra serenità, i sorrisi, il coraggio e la voglia di vivere rappresentano linfa vitale per le vostre famiglie e per tutti coloro che lottano con voi. Sono qua, vedo voi. È impossibile non emozionarsi, avere paura, preoccuparsi. Il cancro è silenzioso, subdolo, imprevedibile. È dietro l'angolo e la vostra testimonianza serve proprio a me e a tutte le donne qui presenti e non ad aiutarci a comprendere quanto sia importante prevenire questo male ed eventualmente combatterlo come solo una donna riesce a fare.